Oggi faccio una ricetta buonissima che anche i bambini mangiano. Il pesce che mangiano anche i bambini. Roba buona, roba buona. Allora, rana pescatrice. Qui ho una metà. L'altra metà l'ho utilizzata per fare la ricetta scorsa. Quella dovete andare a vedere, vi raccomando. Poi abbiamo le uova, la farina, il pan grattato. Questo è un pan grattato particolare, si chiama panco. Possiamo utilizzare il pan grattato normale, non basta tanto arrampicarci il bello, tranquilli. Poi basilico, pomodori, l'ho presi di tutti i colori, datteri, pomodori gialli, merinda, camone e chi più ne ha più ne metta. Poi limone, cipolla fresca, cipollotto fresco. Se ci facciamo pensare pomodori con la buona. Iniziamo subito, vai. Questa è la musica, questa è tosta, non è per tutti. Proprio, te va proprio il bacino, te va. Allora, sfilettiamo questa metà di rana pescatrice, vedete? Bene aderenti all'osso. Non sprecate mai. Ecco qua. Allora, il pesce non deve avere odore quando è fresco, ok? È una cosa fantastica, è un profumo sulle mani. Settimo attacca. Poi, andiamo così. Le diamo la parte della pancetta, vedete? C'è questa pellicina che copre la pancetta. Poi facciamo dei bocconcini sottili, perché li vogliamo dorati e dentro succosi, succolenti. Guardate che spettacolo. Uso un tagliere così di plastica, così non sporchiamo quello di legno. Passiamo prima della farina, così. Perché si passa nella farina? Perché così aderisce meglio l'uovo. Poi rompiamo le ovette, due proprio per essere sicuri che sia sufficiente. Lo battete un pochino, piano piano, con amore. Poi, a proposito dell'amore, guardate, vi faccio vedere, siete pronti? 1, 2, 3. Però ritmo di musica. Allora, ecco qua, guardate, leggete. Vabbè, adesso fate così. Allora, metto qua nell'uovo, poi in questo pan grattato. Se non lo trovate, questo qua normalmente si trova nei negozi che vendono prodotti etnici. Potete sempre fare una cosa: pan carré tostato in forno, solo la mollica, e poi lo frullate grossolanamente e ve lo fate da soli. Io poi vado matto di questi pomodori. Questi sono i merinda, che sono i pomodori più buoni in inverno. Allora, che voglio fare? Voglio friggere anche un po' di pomodoro. Quindi faccio a fette, un po' così, abbastanza spesse. Ci passo la farina, poi nell'uovo e poi nel panco. Questo però gli daremo una temperatura differente, più alta. Ecco qua, questo è il pomodoro, eh? Andiamo adesso con una temperatura intorno ai 160-170 e friggiamo prima il pesce. Quindi non aggressiva, piano piano si colorisce e piano piano si cuoce all'interno, penetra il calore. Che musica, ragazzi, che roba. Quei meravigliosi anni 70-80, quando ritorneranno mai? Vai! Peccato per noi. Piano piano li coccolate, cioè se c'è bisogno lo girate. Questo è pronto. Scolate bene all'olio, così. Guardate che panatura, fantastica. Adesso, olio al massimo. Pomodori, perché li voglio fuori croccanti e dentro ancora crudi. Vado, eh. Per quelli che non amano le cose fritte, le verdure fritte, facciamo un'insalatina di pomodori con tutti questi bei pomodori. Quindi ho pomodori gialli, datterini, buoni, merinda, ecco qua buono, ecco qua il camoncello, camone camone. Poi cipolla, ci vuole, buonissima, non dite che non vi piace, è stupenda la cipolla fresca. Metto tutto qui dentro. Sale buono, questo lo conoscete, buonissimo. Olio, buonissimo.
usiamo Sommariva, questo biologico. Tiè. Con le mani, a casa mia, sto, faccio come pare a me. Poi basilico, così con le mani. Ah. Uno spettacolo. Fogliere del basilico. Poi la mescatrice, non abbiamo ancora messo sale, eh? Adesso lo mettiamo, pomodoro fritto sopra il basilico, poi il limone sulla rapa mescatrice. E adesso assaggiamo. Mi faccio un paninozzo con il pomodoro fritto. Dai. Poi, mamma, guardate che cottura, ragazzi, meravigliosa. Rana pescatrice, guardate, cipolletta, limone, una bontà. Non sembra nemmeno sta a mangiare il fritto. Fantastico. Fatela, mi raccomando. Pesce locale, roba buona e risultato è garantito. Parola di Max. Un abbraccio e un bacio a tutti quanti. Vi è piaciuto questo video? Certo che sì, era bellissimo. Quindi iscrivetevi al mio canale, così non vi perderete mai più un mio video. E poi commentate, che mi fa impazzire rispondere ai vostri commenti, e poi i like. Oh, e dopo se la mostra questi like. Un bacio e un abbraccio a tutti. Muah.